Ciao a tutti, io sono Sabrina e benvenuti nella mia cucina. Ok, oggi faremo una torta in compagnia di Licio. Ciao. La torta di oggi sarà una galette, sarà una torta facilissima, a prova di fuorisede, a prova di persone che non vogliono fare la spesa, con soltanto due ingredienti, o tre se volete. Facilissimo e senza zucchero. Ci servirà solo della pasta brisè e delle pesche. Poi noi forse metteremo anche del cacao, vedremo. Tre pesche che adesso taglieremo. Preriscaldiamo il forno. Ah? Non lo so. Noi metteremo 180 gradi. E la torta sarà pronta quando la vedrete dorata. Non sappiamo quanto tempo dovrà stare, ma vi faremo sapere. Dovete fare degli spicchi, così la grandezza come vi pare. Ok, allora pasta brisè. Ah, ma non c'era bisogno di questa, questa già la... No, si è rotta. Iniziamo malissimo. Ok, ecco qua. Bisogna disporre le fette così. Ecco, magari facciamole un pochino più sottili, tipo così. E le altre le metteremo sopra e un po' in mezzo. Ok, ecco fatto. Ora dovremo richiuderlo. Infornare. E se volete la nostra torta è finita. Poi noi metteremo un po' di cannella e poi del cioccolato, così giusto per... Altrimenti la nostra torta è finita. Oh no, la cannella fa tanto adunno. Voilà! Abbiamo deciso di bucherellare un po' la pasta brisè per sicurezza. Togliamo l'eccesso, altrimenti va a fuoco tutto. Oh no! Possiamo infornarla. Qua? Sì. Mettiamo 20 minuti per ora. Però, dato che siamo in preciclo, aggiungeremo anche del cioccolato. O più precisamente, della cioccolata calda. Un po' più densa. Ecco. Oddio, ma sei sicura che dovevamo mettere prima quello? Sta scritto così. Ma forse non dovevamo accendere la fiamma. È diventato un po'... Va bene. Mangeremo cioccolato bruciato. Prendi una cucchiaiata. Situazione cioccolata qua davanti alla finestra. Situazione torta. Wow, quasi pronta. Oddio. Secondo me è pronta. Io pure. Dai, allora deve essere così per essere pronta. Non so neanche quanto è stata. No, è stata un buon 20 minuti. Sì. 25. Wow. Ok, così. No, dai, è carina, è carina. No, è discreta. Molto carina. Forse la cannella andava messa dopo. A fine. Sì. Vabbè. Vabbè, noi metteremo la cioccolata. Esatto. Però voi magari mettetela a fine. Si è solidificata un po'. Perfetto. Wow. E poi la stendo con il dorso del cucchiaio. Tipo sì, così. Sì. Non male. Forse dovevamo metterla sotto. Vabbè, dai, voi potete farla come volete. La prossima ricetta, amici. Ok, la prova del 9. La prova del 9. Voilà. Beh, dai, carina. Sarà buona per forza il cioccolato. Veramente niente male. Fatelo anche voi. Mm. Detto questo, il video finisce qui. Alla prossima. Ciao.